The time is now 12 o'clock. Ecco qua, un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Farming Simulator 22. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche naturalmente e Moreno che ovviamente mi ha fatto notare che il microfono era spento. E naturalmente se non siete iscritti al canale vi invito a farlo perché vi ricordo che è totalmente gratuito e come sempre nella descrizione del video troverete i link per seguire i miei canali social. Allora, qua mi sto rendendo conto che ci sta un bel macello, ragazzuoli. Allora, qua mi sa che sì, guetta. Allora, vediamo un attimo una cosa. Siamo leggermente intasati. Ok, allora facciamo così. Mo queste casse di uvetta qua, di uva, le metto un attimo all'esterno. Mi sa che mi devo organizzare decisamente meglio, caro Morino. Tutto bene. Uila, carissimo Gaspari, buon pomeriggio a te. Naturalmente grazie per essere a corso. Thank you so much. Allora. Dunque, vediamo un po' se mi ricordo bene. Ecco qua, come sempre vi invito a passare nel canalozzo del nostro Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale e naturalmente
Tutto bene, tutto bene. Allora, ok, abbiamo cambiato anche il metodo dello shootout. E l'omino del Zanzarosco, come si chiama? Panzarosco, dice che dice che è tutto a posto. E tutti e tutti, Morenoschi. Gingerozzo saluta un poco il Gasparozzo, l'amico Gasparozzo. Cincerozzo, bravo Cincerozzo, saluta. Saluta Gasparozzo, il nostro amico Gaspari. Un nome è una garanzia. No, che ha fatto? Ha mischiato, mannaggia. Allora, perché l'ha mischiato? Vabbè, sta mischiando. Ah, quindi prossimamente riporterai di nuovo GTA. Bravo, bravo. Allora, quasi quasi io direi che questa farina l'andrei a vendere, così ce ne liberiamo dal supermercato. Ok, quindi ci andiamo a fare un po' di movimento logistico. Non a caso il canale si chiama Tab Logistica. Ui, Denuzzo, carissimo, buon pomeriggio a te, carissimo. Facciamo una bella sbattuta di mani, non solo al nostro Gasparozzo, ma anche al nostro mitico Denuzzo. Thank you so much. Oh, oggi mi sa che i sound alert vanno un pochettino meglio. Genoveffa, mi senti? Genoveffa, la nostra operatrice, ci ha avvisato che si era fatta a mezzogiorno. Mo ci facciamo un po' di movimento logistico qui. A proposito di logistica, saluto l'amico Fernbus o Fernbus 08, naturalmente, che vi invito a passare nel suo canalozzo, oltre naturalmente ad iscrivervi nel canalozzo del nostro Denuzzo. E come direbbe zio Cicino, e tuz. Azzavigliato pure l'uovo, buono. Ah, hai capito? 33.000 euro, ragazzi, tanta roba. Anzi, non sapevo che il supermercato qua comprasse anche la situazione. Ma fammi vedere un attimo quanto le paga. Interessante Guayungilli, perché il fatto potrebbe essere interessante. Se qualcuno la volesse prendere, 20 euro a cassetta, sarebbe un po' eccessivo, però il che non sarebbe male. Allora, ristorante 2665, ragazzuoli, interessante. Aspettiamo che rientra Denuzzo dalla pubblicità nel frattempo e poi continuiamo a spic e la rulà. Allora, quindi andiamo a recuperare. Arrivato a sto punto io direi di recuperare anche i pallette di farina e di portarli al panificio industriale qua. Allora, per quanto riguarda la produzione, ecco qua. Ah, allora buona carica Pappadorio, carissimo Denuzzo. Cosa mangi di bello? Dici un po', io qua ho già digerito. Oppala. Allora, vediamo se riusciamo a prendere solo
Vai, non prendere. Perfetto. Allora, dunque, abbiamo detto che... Perfetto, abbiamo staccato. Andiamo a scaricare i pallet di farina subito nella situazione là. Ah, ecco, ho scaricato un altro pallet, sì. E speriamo di non fare danni effettivamente, perché mi sa che la vedo complication. Allora, qua so che l'uva non l'accetta. Ok, questa ce l'andiamo a vendere, arrivati a sto punto, perché abbiamo le serre che producono sia uva, ma devo mettere anche una serra che produca anche le olive, e chissà. Oggi però ci avrei l'intenzione di provare una mod presa dal mod hub esterno. Vediamo un attimo questo, poi vediamo il lavarsi. Mazzo, 3.000 euro. Una decina di cassette di uva, ragazzi. Ottimo. Anche se avrei potuto guadagnare molto di più portandole al ristorante. Il ristorante del nostro Morino, che si trova, mi ricordo, sul fiume del Dobbs. Non ve lo faccio vedere. Il ristorante del Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi, dove tutti quanti andiamo a mangiare, ovviamente. Chef Morino poi ci offrirà anche un bel pranzetto. Allora, vediamo un attimo come siamo messi qua con gli ingredienti. Mi pare che mancano le uova. Ok, c'è tutto. Allora, torte, generare un po' l'enduzzo, un po' l'enduzzo, l'onduzziello. Allora, l'uva, qua stiamo producendo il succo d'uva, dove si brinda 5 euro a cassetta. E il prezzo è onesto, lo sai, 5 euro a cassetta potrebbe essere un prezzo onesto, come dicono gli amici pugliesi. Allora, Shock Big House, mi sembra. Vediamo un attimo, fammi fare un girozzo. Allora, qua, ok, queste le lasciamo, ste farine. Nell'episodio precedente abbiamo acquistato il coso qua, come si chiama, il muletto, il nuovo muletto qua, vi faccio vedere. Ovviamente ho notato che la visuale interna per il momento non c'è ancora la funzione, per cui, a meno che c'è un tastozzo, sono le aziende qua, le industrie. A proposito di trapanare, mi ha fatto ricordare che qua c'ho sta produzione qua. Come siamo messi? Allora, ok, quindi questo sta chiuso, perfetto. Qui ci produce anche il DJ Sassi, che salutiamo. Il mitico DJ Sassi alla console. C'è DJ Sassi. Ragazzi, questa è una sì, thank you so much, lo salutiamo. Prosi, salutiamo anche DJ Sassi. Non so se si chiama DJ Sassi e si fa chiamare Sassi. Comunque, ragazzi, saluto naturalmente i moderatori del canale, di questo canale, ma approfitto anche per salutare anche i moderatori di tutti i canali, che naturalmente sono la parte integrante dei canali, e se un canale gira bene è perché ci sono dei moderatori modello onesti,
che non sono attaccabrighe, non fanno la spia, insomma sono delle persone oneste che cercano di mettere pace e non di far fare le battaglie fra streamers solo perché vogliono, come dire, fare carriera, fra virgolette, in maniera un po' più easy. E fortunatamente conosco veramente tanti moderatori che sono persone serie e quindi super affidabili. Allora, ripuliamo anche un attimino qua, visto che ci troviamo, perché la volta scorsa quando ho aperto la spalliera qua, ovviamente mi ha fatto sobbalzare al contrario i pallet, e quindi me li ha sparsi un po' ovunque. Oggi YouTube, a proposito di YouTube, naturalmente amici di YouTube, come sempre vi invito a passare anche nel canale di Moreno e approfitto anche per invitarvi ad iscrivervi anche al mio canale, qualora non l'abbiate fatto, naturalmente è totalmente gratuito. E non dimenticate di lasciare un bel like ai video, ma anche il dislike va bene. E soprattutto, se avete suggerimenti, naturalmente, come sempre, vi invito a lasciare un bel commentozzo. Mi raccomando, siate educati, soprattutto questo. Non funziona, ma per le live o in generale così sia un po' intasato. Allora, nel frattempo, ovviamente per Gaspari, ma per tutti voi amici amanti di questa serie, vi faccio sentire un clacson. Ditemi un po', questo clacson in quale serie televisiva si sentiva? Questo è proprio semplice, ragazzi. Amici di YouTube, naturalmente, scrivetemi nel commento di quale serie televisiva si tratta. Vi anticipo già che si tratta di una serie televisiva americana. Quindi scrivete, e ovviamente colui o colei che avrà indovinato la serie naturalmente verrà citato nel prossimo video, insieme naturalmente alla sfida degli hashtag, che come sempre, se come ben sapete, nel mio canale e nei miei video viene proposto ad ogni contributo su YouTube. Quindi il nome della vincitrice verrà appunto messo in risalto al termine del video sulla Hall of Fame. E quindi vi basta anche azzeccarne un solo hashtag, va più che bene. Naturalmente questa non è una gara, ma è un modo come un altro per interagire tra di noi amici ed amiche del canalozzo. Allora, oggi ci facciamo una trebbiatina, come anticipato all'inizio del video. Andiamo a raccogliere per raccogliere il mais utilizzeremo la solita lama, che è questa qui, ve la faccio vedere dal modhub. Questa qui ovviamente è presente nel modhub ufficiale, quindi la trovate nelle lame spannocchiatrici. Allora, stiamo utilizzando questa della John Deere. Questa John Deere, attenzione, non ha la funzione di trinciatura, mentre invece la Olimac, questa qui, e
la Cappella, se non ricordo male, insieme alla Gressoni, questi hanno la funzione che appunto vi farà risparmiare la trinciatura. Quindi, ovviamente, come disse e come ha detto il mitico Jason Farmer 81, che saluto come sempre, vi ricordo che questa nuova serie mi è stata suggerita di riportarla qui su Farming 22 al mitico Jason Farmer, che naturalmente facciamo un grande applauso, grande maestro, e tutto e tutto. Non sta mettendo i video in una playlist. In realtà ci stavo pensando, lo sai, solo che non l'ho più fatto. Poi magari mi organizzo con calma, che la playlist effettivamente delle serie, come ho fatto all'inizio, è ottimo, perché permette di avere tutti i video, diciamo così, raccolti. E grazie Morino naturalmente per avermi fatto ricordare di questa cosa. Sì, è comoda, glielo comoda. Allora, però prima di fare ciò, vediamo un pochettino. Acquistiamo una delle automobili che avevamo nella vecchia serie di Farming 19. Ovviamente ritorna alle origini. Allora, andiamo nella sezione auto, ragazzi, e oggi acquistiamo una bara a quattro ruote. Eccola qua, ragazzi. Acquisteremo la Renault 5 Turbo. Eccola qua, ragazzi. Per la gioia di quelli un po' più grandicelli, oggi facciamo questo piccolo acquisto, ragazzuoli. Ok, quindi ce la facciamo arrivare direttamente qua con il nostro Sciruzzo, il corriere che salutiamo, il nostro Sciruzzo, che ci porterà la nostra automobilozza. Ragazzuoli, questa è veramente una cosa un po' interessante, molto molto figa. Vedi, oggi la pubblica, ma può darsi pure che c'è qualche problema ai server. Ecco qua, allora, questa macchinozza la dedichiamo a chi? Oh ragazzi, chat, che dite? Vetri fumé oppure standard? Dite un po'. Nel frattempo vi faccio un grande applauso a voi. Thank you so much. Allora, vediamo un poco. Standard. Gaspari, tu che cosa dici? In chat, voi che cosa dite? Facciamo così, pronostico. Allora, vetri standard oppure, allora, vetri, mettiamo standard oppure fumé, mettiamo la votazione a un minuto. Ok, adesso a voi la parola. Nel frattempo che poi Morino, se gentilmente mi avvisi un attimino della situazione, nel frattempo inizio a tribbiare il campo, così poi dopo, al termine della votazione, Willa Brandoni, carissimo, buon pomeriggio a te, buon inizio di settimana. Naturalmente, visto che ieri non c'era, naturalmente ti auguro naturalmente un buon inizio di settimana, e come sempre bentornato nel canalozzo. Thank you so much. Una sbattutella di mani ce la fai fare, Twitch, al nostro Amazon mitico Brandoni. Vediamo se funziona. Gippo.
Gippo? Ui, Gippo carissimo, buon pomeriggio a te. Carissimo, buon pomeriggio a te, buon inizio di settimana. Non so se ci siamo già sentiti qualche altra parte, comunque buon pomeriggio naturalmente. E buon inizio della settimana. Gippo, c'è, dovrebbe esserci ancora in atto un sondaggio. Se vuoi dare il tuo voto, così facciamo anche l'acquisto. Oggi acquistiamo niente proprio di meno che una delle famosissime bare a quattro ruote, ovvero la Renault 5 Turbo. Ok. Moreno, mi dici un attimino, Centimonte, com'è finito il... Vabbè, mo anche a vedere. Faccio sta striscetta qua. Alle 18. Ah. 50%. Ottimo. SCS. Ma è una... Ma è una mappa? Sono curioso più che altro. Allora. Allora, vediamo un attimino il risultato del sondaggio, così facciamo anche l'acquisto per la gioia di noi, diciamo, un po' più anzianotti. Allora, vediamo un po'. Allora, 50 e 50. Allora, facciamo così. Ne prendiamo due, ne acquistiamo due, così così così, ecco qua. Allora, acquistiamo due, no, facciamo così e accontento, poi così nessuno, diciamo così, dice, visto che 50 e 50 è 50-50, magari cambiamo il colore, ecco. Allora, prendiamo, eccola qui, Renault 5. Allora, facciamo così, allora questa qui con i vetri fumé la mettiamo rossa, la lasciamo rossa. Poi quell'altra là con i vetri normali, la prendiamo, oh, dorata, interessante, gold candy. C'era il bianco che in quel periodo andava di moda. Questo è, questo che colore è? Ah, ok, rimorchi, perfetto, ok. Oh, la prendiamo dorata. Che dite? Dorata, così ci ricordiamo. Doraemon. Doraemon, Doraemon. Ecco qua. 140.000 euro, ragazzi. Mi avete fatto spendere. Eccole qua, ragazzi. Le famosissime bare a quattro ruote della Renault. Non vi preoccupate, perché poi ce ne saranno altre. Allora, io direi, intanto vi ci facciamo un giretto veloce, così vi faccio vedere anche gli interni. Ragazzi, guardate qui, guardate che dettagli. Ovviamente questa mod, per chi è interessato, la trovate sia nella lista, nella descrizione del video per voi amici di YouTube, ma la trovate nel sito che si chiama kingmods.net. ovviamente fa laggare un pochettino, ma è normale. Che ha fatto? Guardate qui, adesso facciamo
non sorpassa la Niki Lauda. Opla, ragazzuoli. Stavamo quasi per fare un bel volo. Sì, devo dire la verità, questo ovviamente l'ho portato anche nella vecchia serie, quella sul 19, fatta veramente bene. Ci sono ancora altre automobili che naturalmente nel corso di questa serie andremo ad acquistare, e sono sempre delle auto del periodo degli anni 80, per la gioia di quelli un pochettino più datati, diciamo così. Allora, questo però l'andiamo a mettere un attimino al coperto, perché sono le auto Special One. Ecco qua. Fatte bene. Fra le altre cose da notare anche che il cofano è in carbonio, a quanto pare, perché noto anche questi cosi qui. Ovviamente hanno il loro peso, pesano circa 30 megabyte l'una, le mod delle auto. Quindi mettiamo anche quest'altra qui a posto e ci vado a far merenda. Azzu, e qua vediamo, questo è il colore classico standard Renault, il rosso. Da notare anche lo sterzo su a razze. Ok, Moreno, vai tranquillo, vai, buona carica merendoria. Si vede una mazza. Nel prossimo episodio, ragazzi, acquisteremo, voi avete già visto una delle auto, acquisteremo ancora un'altra auto degli anni 80 e poi ovviamente ne acquisteremo una degli anni 90. E se riesco a trovarla anche per questa serie, ragazzuoli, andremo ad acquistare una bella automobilina fatta per bene. Non vi posso spoilerare di cosa si tratta, ma naturalmente vi invito, come sempre, a sintonizzarvi su Canalozzo dello Zio Dabbo. Allora, detto questo, però, andiamo avanti con i lavori. Vai, facciamo un po' di maratonza. Ecco qua. Approfittiamo che abbiamo il GPS sul mezzo e quindi lo facciamo funzionare. Abbiamo pagato pure 15.000 euro, ragazzi. Qua dobbiamo fare le cose per bene. Ok, allora mo ci facciamo soltanto la testata qua. Poi piano piano faremo il famosissimo lavoro dell'unione dei cambozzi. Siamo all'80%, ok. Oppla, excusez-moi. Oh, questa è una Citroën. Un, due, tre, dai, come si. Allora, quasi. Mettiamo in funzione GPS, che come sempre vi ricordo che lo trovate nel mod hub ufficiale. Allora, Alt C, lo attiviamo, larghezza di lavoro, non vi dimenticate di attivare sempre prima questa funzione, poi imposta.a, camminiamo. Vediamo un po' se facendo pochi metri accetta. Oh, perfetto, ha preso la trajectoire. Quindi CTRL X, mettiamo la guida assistita e poi andiamo avanti. Oppla, ecco qua. Allora,
andiamo a recuperare lo scagnozzo. Lo scagnozzo. Opla. Wii, piani, grazie mille per i bitterozzi, thank you so much. Non so perché, ma qua i sound alert non vanno. Thank you. Facciamo così. Ecco. Dub Logistica 1 ha offerto 1000 caffè. Grazie per la carica caffeina, thanks for offering a good cup of coffee. This is a test beat alert. Grazie, grazie ai piani, naturalmente, amici di YouTube, come nello scorso video, naturalmente nella descrizione del video trovate il link per visitare il sito di pianibio.it per acquistare il vero cibo italiano biologico al 100%. E naturalmente facciamo partire lo spot. Che fa? Non parte? Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Mi raccomando, amici di YouTube, andate a visitare il sito internet di Piani Bio, che naturalmente, come sempre, trovate nella descrizione del video. Mi raccomando, acquistate con fiducia. Come dice lo spot, i loro prodotti sono adatti anche più piccoli, quindi anche lo svezzamento. E naturalmente ringrazio I Piani per il sostegno al canalozzo, thank you so much. Mi raccomando, ragazzi, acquistate dai Piani, ma se, ovviamente, come dico sempre, se conoscete qualcun altro, ovviamente acquistate a chilometri zero, quindi sosteniamo la filiera agroalimentare, mi raccomando, soprattutto quella italiana. Ecco qua, così noi facciamo, lo faccio da un bel po' di tempo, lo faccio in maniera totalmente gratuita, ma naturalmente, come dico sempre, facciamo girare l'economia italiana, sosteniamo coloro che hanno coraggiosamente deciso di investire in Italia e soprattutto pagare le tasse in Italia. Ah, ok, come procede qua? Mi auguro che si stiano un attimino riducendo i fastidi, insomma, che le cose siano un po' più lievi, ecco, rispetto a prima. Oppula, nel frattempo qua noi abbiamo la Trebbiozzo qua, ecco qua, abbiamo la Trebbiozzo che quando arriva al 50% ci avvisa, poi all'80% e poi ovviamente si ferma, anzi in realtà non si ferma, dovrebbe fermarsi, ma va bene così, non c'ha la mod dello stop. Buona, dai Piani. L'importante è che il fastidio si allevia. Mi raccomando, se vi trovate dalle parti di Monte Cucco, ma se abitate in Umbria, ma anche se state fuori Italia, fate una bella cavatina
dai piani all'azienda agricola Bio ai piani, che naturalmente potrete vedere con i vostri occhi che loro lavorano secondo secondo i vecchi modi di fare, ecco, vecchie lavorazioni. Quindi parliamo dei metodi dei nostri nonni, o per qualcuno bisnonni, trisnonni, quadrusnonni. Cioè, voi sentite il clacson che hanno messo su una trebbia, su un bestione, non so, da 40, 70, 80 tonnellate. Cioè, praticamente ci hanno messo il clacson della Vespa. Ciao i piani, grazie ancora per la compagnia, naturalmente. Mi raccomando, amici di YouTube, www.ipianibio.it. Vi mettiamo lo spot, visitate e acquistate con fiducia. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Una trebbia del 700, magari fosse. Ah, è della 500, sì, eh. Anzi, quello della 500 però faceva molto, ma molto più. Era molto più potente, che secondo me più che della Vespa, pardon, della 500 e dell'Apecar o tre rotra a piaggio. Mi dicozzo, ve lo faccio risentire, poi ti faccio risentire. Allora, questo è quello là della trebbia. Sì, ha fatto il saluto. Allora, mo scendo dalla trebbia. Ah, a proposito, i piani, ora ti faccio vedere il nuovo acquisto, anzi due nuovi acquisti che abbiamo fatto in questa serie. Abbiamo fatto, siccome c'era l'imbarazzo della scelta se prendere la bara a quattro ruote, quindi forse già intuito di che auto si tratta, una delle tante, sia l'abbiamo acquistata sia con i vetri fumé che con i vetri quelli lì standard. Mo te la faccio vedere, così ti faccio sentire anche un clacson. Allora, ti faccio sentire prima il clacson di quest'auto qua, che è la normale. Allora, le auto sono queste qui, te le faccio vedere un poco dall'interno, fatte a mestiere. Ecco qua, vedete? Funziona tutto. E poi ti faccio sentire il clacson. E dimmi un po' a quale serie televisiva appartiene questo clacson. Ascolta attentamente. Vediamo un po' se i piani intuisce. Naturalmente la chat su YouTube non sarà visibile, quindi amici di YouTube, scrivete nei commenti di quale serie televisiva si tratta, e ovviamente se avrete indovinato alla fine del video, naturalmente verrete citati alla fine del prossimo video, o può darsi, chissà, può darsi pure che, anzi direi di metterlo su Instagram. Facciamo così, lo metto su Instagram. Coloro che hanno indovinato di quale serie televisiva si tratta, e naturalmente anche della sfida hashtag che nel prossimo video naturalmente troverete,
questa cosa che zio Dab si è inventato, e quindi riceverete, sarete, vincerete 500 Dab d'oro che poi sarebbero, qua ci abbiamo il mais, comunque sarete, oppla, verrete naturalmente, vi basta indovinarne anche uno e non tutti gli hashtag, quindi guardate i miei video, guardateli fino alla fine, guardateli per intero, scusate, perché ovviamente ci sarà questo piccolo trucchettino. Grazie ancora ai piani. Allora, vediamo un po'. Ecco qui, seguite l'amico i piani, ma noi naturalmente noi lo ricordiamo meglio come www.ipianibio.it. Accattate cose belle, cose buone e saporite, accattate da ipianibio.it, www.ipianibio.it. Oh yes, oh yes. Poi per qualsiasi cosa chiamate Mr. Chippen, che lui vi risolve tutti i problemi. Si è fermato il computo e non vuole partire? Chiama Mr. Chippen. Mr. Chippen, il più esperto di computerri. Tum tum. www.chippen.it. Grazie ancora i piani naturalmente per i 30 caffettozzi che ci hai offerto, e che sarò sincero, voglio, dopo mi vado a termine della live, poi mi vado a fare la carica caffeina. Vai. Oh, Capparocero Moreno, non ti preoccupare, vai tranquillo. Oggi, prima di venire in live, caro Moreno, mi sono leggermente sbiancato perché ho acceso il computer ma il monitor non andava. Così praticamente ho dovuto rifare la vecchia manovra strategica, perché non ho capito perché c'era questo, ha fatto sto fenomeno strano, e, no, e non sono i driver, perché i driver li ho aggiornati meno di una settimana fa. Ogni tanto capita sta cosa, ma mi sa che forse non lo sono riuscito a capire nemmeno io la motivazione. Sta di fatto che però il metodo è sistematico, con quel metodo là, poi se dovesse capitarti, ma ti auguro che non ti debba mai capitare sta cosa, allora ti dico come si deve fare. E per esempio a Ita è capitato che gli è successa la stessa cosa, credevo che fosse il cavetto, poi ho detto ma fammi fare un attimo la situazione. Ok, aspettiamo che Morenoschi e Tuzzi rientra. Aspettiamo e Tuz. Opla, Natch. Mi scordo sempre che... Meno male che ho tolto la distruzione del campo, altrimenti qua, mamma mia, avrei fatto un macellozzo. E Tuz e Tuz, ok. Ok, Morino, dicevamo che offri pranzo, quindi puoi cucinare per 750 ma anche per 1000 persone. No, tranquillo, non ti preoccupare, non ti sei perso nulla di particolare, le solite assate.
A proposito di pizza e birra, ragazzuoli, c'è la mod del gran maestro Nicke, November Yankee Kilo Kilo numero 3, quella della pizzeria, ragazzi, molti di voi l'avranno già provata. Io off camera l'ho provata, ragazzi, e in un'altra serie, anzi in una cosa un po' particolare che poi vedrete fra qualche tempo, utilizzeremo anche la mitica pizzeria di Nick, il gran maestro, che naturalmente salutiamo e gli facciamo un grande applauso, anche se lui ovviamente non sa che ci sta qua Zio Dab. Insomma, un suo fan sostenitore. E approfitto per ricordarvi, amici ed amiche, che utilizzate le mod su Farming, mi raccomando, diamo sempre il massimo dei voti ai modders, in particolare ovviamente ai modders italiani, che ci sta Nick, poi ci sta Peppe978, cioè e tutti i vari modders, anche quelli stranieri ovviamente, perché ragazzi vi assicuro che fare una mod non è affatto semplice. Io questo, ad esempio, questa serie qui ho modificato la mappa e vi assicuro che ci sono alcuni passaggi che, diciamo così, richiedono tempo e pazienza. Quindi mi raccomando, quando andate a provare le mod, date sempre il massimo dei voti, sempre il massimo. E poi ovviamente, se avete l'opportunità, ad esempio, di suggerire qualche cosa, qualche anomalia, fatelo ovviamente tramite i canali social, se ce l'hanno i modders. Quindi senza arrabbiarsi magari in qualche video, uno dice vabbè, sta mod così, contattiamo il modder e gli facciamo presente questa cosa. La pizza è finita. E tuzzo. Grazie ovviamente a Morino per l'icona divertente che ha creato. Insomma, Morinoschi e tuzzo e tuzzo. Tricche tricche là, riù là. Allora, qua mi sa che però devo scarichiscion, quindi. Dove l'ho messo il camionno? 73%, arriviamo a un quarto di questa situazione e dobbiamo ritornare indietro. Quindi andiamo a fare scarication, eccolo là. Da lontano vediamo il camion. Boom. E naturalmente risaluto e ringrazio per il suggerimento il maestro Jason Farmer, che purtroppo, ragazzuoli, sta bene, però diciamo che non lo troviamo più né su Twitch né su YouTube, quindi tutti i suoi insegnamenti, che hanno permesso a me un po' di migliorare su Farming, purtroppo, ragazzuoli, il gran maestro al momento purtroppo non ci sta goppa a Twitch, ma speriamo che di rivederlo prossimamente in live o magari anche sui social. Caffè patacca, il caffè che spacca, giusto? Ma però vi scordate, caffè patacca, il caffè che spacca. Grazie Morenoschi e tutti e tutti, thank you. Ecco qua, c'è una bella sbattutella di mani al mitico Jason Farmer. E a tutti voi che con la pazienza, insomma, seguite questo canale, chiamiamolo canale, questo streamer o streamer che dice che si chiama Zio Dab qua,
Liscia Gargarozzo, vai! Fate fare anche una Liscia Gargarozzo al nostro mitigozzo che trovate da qualche parte in alto a destra. Il nostro Pandozzo. Ecco qua. Ovviamente questo rimorchio l'ho scoperto un bel po' di tempo fa. Dobbiamo vedere ancora come stanno le mucche. Beh, che non hanno prodotto un granché di cose. Grazie Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Ecco qua. Oh, vabbè, alla fine dobbiamo fare un po' di scorta di erba, un po' di fieno. Ma come siamo messi? Mi pare che fieno ed erba ne abbiamo a sufficienza, però meglio avere sempre una riserva in più, perché mo' abbiamo anche le pecorozze, che ovviamente non solo le pecore ma anche le vacche, le mucche, le muccozze hanno bisogno di fieno ed erba, non solo della razione mista. Quindi vi faccio vedere anche una cosa, vedi? Allora vi faccio vedere una cosa, vedete? Allora, se voi mettete solo il cibo base 50%, ad esempio per i maialozzi, quindi mettendo i cereali, proteine e frutti dalla terra, che sono patate, barbabietole, proteine, mi sembra semi di girasole, queste cose qua. Ecco, vedete? Ecco, per esempio qua faccio l'azione mista più un po' di fieno, un po' d'erba, perché faccio 100 più 80 più 40. Se la matematica non è un'opinione, dovrebbe fare 200 in DCH, quindi vai giù. Avete capito? No, il senso, stessa cosa qua, beh, l'erbetta qua. Cavallozzi, stessa cosa. Cacchio, che stanno a passi, che stanno. Cacchio. Devo andare a fare assolutamente, far fare il pappone ai cavallozzi, anche se ovviamente su Farming 22 non conviene tantissimo allevare i cavalli, solo per un tornaconto, diciamo così, finale, perché non li pagano quanto non si guadagna quanto si guadagnava sul 19. Mentre invece i maialozzi, seppur non si guadagna tantissimo o non si fa granché, possono andar bene se volete produrre naturalmente il fertilizzante, no, concime, o anche se volete produrre fertilizzante, ci sono delle mod che convertono concime, liquami, barra, altre cose in fertilizzante liquido barra solido, che adesso naturalmente vi faccio vedere. Anche il digestato, ecco. Quindi con la mod di produzione del fertilizzante, ecco, in quel caso lì ne vale la pena, perché ovviamente si riutilizza il concime, ma ovviamente se uno volesse fare le cose proprio per bene, allora in quel caso lì è meglio acquistare le vacche, perché oltre ai liquidi corporei producono anche
producono anche il latte, quindi si fa l'utile e il dilettevole. Quindi in questo caso qua io vi consiglio più le mucche, in questo caso i maialozzi li ho presi soltanto per cercare di recuperare un attimino il quantitativo di tuzzi tuzzi. Ok Morino, vai anche tu in live o vai a fare pausozza e tuzza. Dici un po' Moreno, schettuzze tuzze. Ah, pausa, ok, allora vai tranquilloschi, Morenoschi, e tuzzi e tuzzi. E quindi ragazzi, naturalmente salutiamo il nostro Morenoschi, che lui si va a fare la sua pausa caffeina. Buona carica caffeina, caro Moreno. Mi raccomando, fanno un poco anche per noi, così poi ovviamente dopo anche io vado a fare pausa caffeina e tuzzi e l'ariulla, pesci fritti, baccala e tuzzi, oh yes. Babbo, abbiamo fatto anche un po' di della serie zio Dabba, che anche lui dice le cose un po' strane, e andiamo avanti. Let's go on now, naturally. Ok, let's go. Yamma bello, yamma fatica, funicula. Ecco qua, allora andiamo a scaricare la trippia. E salutiamo ovviamente anche Mr. Morenoschi e tuzza, ha detto che vuole 5 euro, non so, va bene, ti posso dare un cavallo. Non chiedermi a Tuz primo, perché quello non si può donare. E Tuz è il super presidentissimo della serie. Ecco qua. Tricche l'ariola e tuzze la tata. Mi raccomando, voi andate a seguire anche il canale di Morino, si chiama Morino 91 underscore VR, che lo trovate naturalmente nei canali consigliati dello zio Dab su YouTube. Thank you so much. E tricche l'ariulla, e Morenoschi dove va? Va a fare la pausozza. E tuzza. Bolle indozza la trebbia a fare scarichiscion. Vai. Sì, abbiamo detto vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai. Dunque qui dovrebbe essere giusto una passatina e mezza. Ecco qua, un jeans e una maglietta, pam, giusto, preciso, detto una tagliatina e mezza. Allora vai. No, che ha fatto? Perché l'ha ripiegata? One moment, please. Ecco qua.
Ecco qui. Thank you so much everyone. Naturally, thank you so much for watching this video till this time. I know that my videos are not so funny, but I hope you will enjoy my kind of making contents. Thank you so much, my friends. Thank you, grazie, merci beaucoup à tous ceux qui s'inscrivent à mon canal YouTube et ceux qui suivent mes canaux social media. Merci beaucoup à vous tous naturellement. N'oubliez pas de laisser un j'aime sous les vidéos, sous la vidéo, ça c'est comme ça. Merci beaucoup. Boum, 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 boum. Se potrei avere te, ma come parla bene, fosse Massimo per me, ma come parla bene. Dobbiamo far mangiare tutto e tutto, insieme a Totò e Sofia, e tutto, yes, yes. Ero pure convinto di averlo fatto la volta scorsa. Ma noi ci sono popoli. E facciamo anche lo screen shot per la situazione e tuts. Tricche l'aria là. Mi sembra. Svacandition. Andiamo con la Renault, andiamo con le automobiline che abbiamo acquistato. Nous allons faire manger le cheval avec la nouvelle voiture. Nouvelle ancienne voiture que nous avons acheté tout à l'heure. La Renault 5 Turbo. Eh oui. Vai. Oh. Perché si piegano? Questo non l'ho capito. Andiamo ai centrali, va. Oh, quanto abbiamo raccolto? Abbiamo raccolto più di 100, mi sa che forse abbiamo raccolto quasi, questo è secondo, mi pare 25-50, oltre 150.000 litri più o meno, forse qualcosina in più. Ho perso il conto di quante volte siamo andati avanti e indietro col mezzo qua. Abbiamo raccolto il mais, poi andiamo a fare un po' di situazione. Dobbiamo vedere anche quando è il momento di vendere qualche balla di cotone, che nell'episodio precedente abbiamo, anzi due episodi fa, il primo lavoro che abbiamo fatto è stato quello di raccogliere il cotone. Ecco qua, dobbiamo andare assolutamente a controllarci i cavallozzi. We have to check the horses, they need the food. E a proposito di food, saluto la mitica Queen Chiara Error 404, che è un'altra carissima amica streamer che vi invito a passare nel suo canale. Mi raccomando, seguitela, e soprattutto per voi giovincelli, fate i bravi, non fate
i malatoni, perché se venga a sapere poi che non vi siete comportati bene con lei e ragazzuoli, non va bene. Voi fate fate via con la zio Tab e la cosa non va bene. Comportatevi bene, mi raccomando, in primis per voi e poi naturalmente anche per me, che ovviamente vi consiglio il canale delle amiche streamers, ovviamente vi suggerisco anche il canale della mitica, della nostra mitica Emanuela del Drago, naturalmente un'altra bravissima amica streamer che vi invito a passare nel suo canale. E come sempre fate i bravi, mi raccomando, eh? E soprattutto attivate le notifiche. Nel frattempo fammi sistemare un po' meglio questa tribbia qua. Ecco qua. Allora andiamo subito a... Ah no, prima devo scaricare il rimorchio qua, il camion. Devo scaricare la situation comedy. Ieri sera mi sono divertito anche dall'amico Cayman e dall'amico Fernbus o Fernbus 08, quindi ragazzuoli, come dico sempre, se potete sostenete i vostri streamer preferiti, perché è importante. E poi ovviamente permetterete ai canali di poter un attimino andare avanti. Ovviamente coloro che chiedono per qualsiasi cosa ZDub, naturalmente è tutto orecchie. Se avete bisogno di qualcosa, naturalmente fatemelo sapere, ma soprattutto quando ZDub magari vi dice qualcosa, ecco, ascoltate, che tante volte zio Dab qualcosa di buono, tassi che ve lo dica. Allora, no, mettiamo un po' che sistemiamo questa situazione qua. Oh via, allora adesso chiudiamo il T e andiamo a sistemare il camion sotto la copertura. Dobbiamo anche svuotare il macchinario che produce i semi, ma naturalmente lo faremo in un altro episodio. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, quando provate le mod siate anche un po' pazienti. Ovviamente se siete competenti allora alzo le mani, se veramente siete competenti in un campo allora alzo le mani, e quindi dico, se siete competenti, come dici, ci vuole un po' di tatto, ecco. Allora ce ne andiamo, ci ritiriamo, andiamo i cavallozzi con la mitica Renault 5 Turbo, ragazzi. Che ovviamente ha il suo peso, quindi ecco qua.
Vedete come cambia le marce? È rimasta in quarta marcia? Ah sì, perché all'epoca avevano quattro marce. Le auto, oppla, frena, frena, frena. Bella frenata, c'ha. Non male la frenata. Oh. Ecco qua. Allora, mo qua dobbiamo fare per forza il giro. Perché altrimenti andiamo a calpestare il terreno qua e non va bene. Allora, andiamo per far mangiare i cavallozzi. Naturalmente abbiamo bisogno di prendere il camion. Quindi andiamo subito a prendere il turbo stereo, che non è quello del mitico Ralfuccio naturalmente, ma è quello fatto dal mitico Peppe 978 Ragazzoni, al quale facciamo naturalmente un grande applauso. Facciamo un grande applauso naturalmente al mitico Peppe, perché merita, merita, merita. Allora, andiamo subito a recuperare. Il camion. Ecco qua, vai. Andiamo subito a far mangiare i cavallozzi. Oppla, qua, in questo caso qua possiamo anche farlo, perché ecco l'audato in mezzo. Allora, gli dobbiamo dare già un po' di fieno. Dovrebbe esserci un po' di fieno. Ecco qua. Oppa. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Allora, fieno, ok, 50%. No, 40%, ok. Quindi siamo intorno ai 1, 2, 3, 4, circa 8.000 litri, circa 10.000 litri, ok. Diamo un altro po' di fieno allora e poi diamo l'avena. Ecco qua, e il resto avena, 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 35.000 litri, ok. Le proporzioni, cibo base. Che sarebbe l'avena, credo. Allora, facciamo così, avena all'inizio sta. Ecco qua. Diamone 6.000 litri. E la parte restante mettiamo il fieno. Tanto l'importante è mettere il cibo in proporzione. You have to use proportion for the food, for the horses, but as well to the cow and so on. Ecco qua, vedete? Ok, perfetto.
12.000 litri e mezzo, ok. Con i cavallozzi si dovrebbero stare a posto. They should be okay, the horses. But I have to check again. They should be better. Allora, razione mista, ok, quindi look up stir, questa è quella sopra. Allora qua 47.000, ok, ci sta, manca un po' d'erba qua. Ok, we have to put some grass into the stables, into the stable. Allora, se non ricordo male, le pietre si scaricano dall'altra parte, se non ricordo male. E infatti, queste qui è polpa di barbabietola. Bietole. Mo carichiamo anche lo zuccherificio qua, vediamo se ha bisogno di situazione qua. Allora, direi che potrebbe bastare, perché non so se è proprio vuoto vuoto. Willa, guerriera carissima, scusami, buonasera, buon pomeriggio, ragazzuoli. Ma mi devi proprio scusare. Mamma mia. Ragazzuoli, naturalmente vi invito, come sempre, a passare nel super canale della nostra guerriera. Mi raccomando, a seguirla e attivate le campanellocce. Ecco qua. Non l'ha preso? Perché? Allora, facciamo così. Facciamo gli onori di casa, come si deve. Che se non sarei preso il comanduzzo, non l'ha voluto prendere, ma noi glielo facciamo fare. L'annuncio. Ecco qui, mi raccomando, seguite la nostra guerriera e tricchellario là. Lei che è una bravissima giocatrice di Fortnite e di tanti altri giocozzi. E naturalmente salutiamo, approfittiamo anche per salutare la mitica Jenny, la collega del canalozzo della nostra guerriera, la nostra mitica Jenny. E tuz e tuz. Allora, barbabietole. Ah, ecco, vedi. Allora, barbabietole. Ok, perfetto, ok. Allora, qua stiamo andando bene. Decisamente. Cara guerriera, scusami, ma ero talmente preso qua. L'overlay molto spesso si spegne, quindi non sempre riesco a seguire. Comunque mi auguro e ti auguro un buon inizio di settimana, naturalmente. E quindi vai giù, mi raccomando, andiamo a seguire la nostra guerriera. Allora, qua mi sembra di aver fatto tutto. Controlliamo un attimo una cosa.
Allora, maialozze tutto a posto, galline, galinozze, ok. Pecorozze va bene. I cavallozzi si stanno riprendendo, perfetto. Ok, allora andiamo un attimino. Andiamo subito nella nostra Renault Super 5. Ovviamente qua è un po' lentino, però va bene. Allora andiamo subito, andiamo nella situazione, andiamo di là. Oh, nel frattempo ha prodotto anche un pallet di torte, che appena sarà il momento giusto andremo a vendere. Naturalmente saluto anche Mister Aleasso Aieaiea. Saluto anche l'amico La Zappa Storta, oltre a Gippo e naturalmente a tutti coloro, gli amici e le amiche. Bello il sound. Abbiamo naturalmente anche la produzione di mangime minerale, quindi comunque si risparmia. Cerchiamo sempre di fare le cose, diciamo così, con parsimonia. Ovviamente non si vede una ceppa, ma allora, ecco, abbiamo preso il muro. Comunque sì, gli interni sono grosso modo, sono quelli lì spartani degli anni 80. Fatti veramente una bella mod, che vi ricordo che non la trovate nel mod hub ufficiale, ma la trovate nel mod hub esterno. Allora, qua abbiamo detto che ci manca un po' di erbetta. Allora facciamo così, facciamoci piovere dal cielo. Lo so che non è realistico, un pallet piccolino, anzi una balla di erba. Ecco qua, vediamo un po'. Allora, questo sta bene, ok. Perché al mezzo ho il Turbo Star qua, che dovrebbe finirmi di scaricare. Sì, quasi quasi. A che punto siamo con la fabbrica dei semi? Ok, quasi finito. In effetti devo svuotare, perché ovviamente. Allora, questo quasi quasi lo scarico qui. Ok, oh yes. Ok. Stiamo cercando di liberare un attimo la situazione qua.
Ragazzi, c'è un po' di lagnation. Mamma mia, ragazzi. Diciamo che è bello pesante. So heavy. Allora, ragazzuoli, direi che ci fermiamo qui, naturalmente. Fatemi sapere se questa serie vi è piaciuta. Mi raccomando, a voi amici ed amiche di YouTube, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto. Allora, nel frattempo però volevo fare una cosa. Volevo fare una caos. Shock big caos. Vediamo un attimo una cosa. Mi sa che forse avere tutte le due auto fanno appesantire un pochettino la grafica. Quindi facciamo così. Terremo per il momento quella lì standard. Allora, volevo dire una cosa. Scusate. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare quella mod. Serre. No, mi sa che non l'ho caricata, forse. No, ecco qua. Qual è la differenza? Which is the difference? Which is the difference? I don't know. So, I will try this one on the field here in the industrial areas. Effettivamente qua ci potrebbe stare. Allora, facciamo così, ragazzi, naturalmente. Allora, io direi che il video termina qui. Come sempre approfitto ancora una volta per ringraziare i Piani Gaming per il sostegno. Ringrazio naturalmente Gippo, ringrazio Moreno, ringrazio chi altro devo ringraziare. Guerriera, vediamo un po', i Piani Gaming, Gippo, grazie a Mitico Gippo naturalmente. Allora, purtroppo qua non mi fa salire la chat, quindi ringrazio Gaspari, Moreno e tutti voi che siete restati in mia compagnia naturalmente, come sempre. Amici ed amiche di YouTube, vi invito a lasciare un bel like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, vi ricordo che iscriversi a Twitch è totalmente gratuito. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, io grazie a tutti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.